Festival del Cambiamento, si parte da Gorizia, quali sono le prospettive? Ma le prospettive sono buone, dicevo che abbiamo 30 relatori importanti tra italiani e internazionali, i temi che affronteremo sono temi di cui si parla ogni giorno, però siccome abituati a sentirli non si dà l'importanza che si deve, temi come l'intelligenza artificiale, i cambiamenti climatici, le città che cambiano, il lavoro, la sostenibilità, insomma sono tutti temi di cui siamo bombardati ogni giorno, ma passi avanti non ne facciamo. Allora questo deve essere un punto di, come dire, di partenza, che poi noi gli atti li faremo avere all'associazione di categoria, soprattutto alle imprese. In sostanza dobbiamo fare un punto e capire che non è che dobbiamo aspettare dagli altri un cambiamento, dobbiamo essere noi stessi che cambiamo da oggi. Non dobbiamo, o da ieri addirittura, cambiare il nostro modo di pensare, di lavorare, di vivere, di consumare, di sprecare. Insomma, se non parte dalla base diffusa, allora il messaggio che noi come Camera di Commercio di Venezia Giulia dobbiamo dare, avendo quattro temi su queste tipologie, su questi cambiamenti importanti di cui viviamo, fare il punto e avere delle indicazioni sia per le imprese sia per la politica, ma soprattutto poi il messaggio deve arrivare a tutti gli abitanti, a tutta la gente, perché non è impossibile pensare che siano gli altri a cambiare e noi cambieremo. Questo è un tema che secondo me dobbiamo affrontarlo seriamente. Quali sono i principali elementi della ricerca che si presenta oggi a Gorizia? Abbiamo analizzato le prospettive dell'Italia per il prossimo biennio. L'Italia per 20 anni non è cresciuto, è stato il vagone più lento d'Europa, le motivazioni sono tante, tra cui la produttività, ma durante la crisi Covid abbiamo dimostrato una capacità di resilienza e reattività molto molto elevate. Per questo le prospettive a breve termine per il Paese sono comunque positive. L'Italia è stato il Paese che ha più avuto revisioni in alto dal punto di vista delle prospettive di crescita del Fondo Monetario Internazionale e quindi questo ci dà la sensazione di una possibilità di crescita molto significativa. L'export crescerà, i consumi riprenderanno a seguito della fine della pandemia e questo quindi potrà dare un'ulteriore spinta se riusciremo a implementare bene e pienamente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e affronteremo in pieno e bene la transizione digitale e green. Giorgio Cuscito, oggi qui a Gorizia si parla anche dei risvolti della guerra in Ucraina e su cosa ci si concentrerà in particolare? Ci concentreremo ovviamente sulle conseguenze della guerra d'Ucraina sia in Europa sia nell'Indo-Pacifico e in particolare per quello che riguarda la competizione tra Stati Uniti e Cina attorno a Taiwan. Infatti i teatri d'Ucraina e Taiwan sono strettamente connessi tra di loro e per esempio il conflitto in corso alle porte dell'Europa ha accelerato il processo di militarizzazione dell'estremo oriente, ha intensificato la competizione tra Washington e Pechino sul campo militare ma anche in quello tecnologico, in particolare con un focus sui semiconduttori e l'intelligenza artificiale. Questi argomenti ci riguardano in maniera diretta perché poi condizionano anche l'andamento economico e geopolitico del nostro paese, in quanto pienamente parte della sfera di influenza americana e poi ovviamente condizionato dalle dinamiche che riguardano la filiera produttiva dei microprocessori, il cui impiego è determinante per lo sviluppo civile e militare del nostro paese. Barbara Carfagna, in un mondo in costante mutazione, cosa significa oggi riflettere sul cambiamento? Mai come oggi serve una riflessione sul cambiamento per una semplice ragione che grazie alla tecnologia, al digitale, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale noi siamo passati da un momento in cui, è un lungo periodo in cui abbiamo studiato il mondo, cioè lo abbiamo osservato, abbiamo cercato di capirlo, a la possibilità di trasformarlo e anzi il processo di trasformazione è già cominciato, quindi è diventata una necessità partecipare a questa trasformazione che altrimenti viene gestito soltanto da chi possiede i dati, gli algoritmi e sa gestirlo. Quindi è un'esigenza profonda di tutti gli ecosistemi politici, economici, finanziari, umani e di tutti noi singoli cambiare, riuscire a cambiare e riuscire non solo ad adattarsi ad una realtà ma anche a configurarla. Alessandro Sancino, si parla tanto di intelligenza artificiale e di macchine che arrivano nella vita dell'uomo, a che punto siamo e quali sono gli scenari futuri? Siamo a un bivio antropologico, ci si chiede cosa ci sarà
se l'umano si fonde con il digitale e si va verso il post-umano, la società automatica che ci guida, la computazione dei nostri comportamenti è già una realtà. Ci sono molte sfide, quello che dirò nel mio intervento, che bisogna ripartire o non dimenticarci del territorio, perché quando le persone umane si incontrano con le macchine attraverso il digitale e le tecnologie per andare a trovare soluzioni che riguardano la vita reale delle persone, allora possiamo immaginare e realizzare una società che va verso una traiettoria win-win. Se invece ci dimentichiamo della dimensione reale per solo immergerci nel metaverso o nel calcolo computazionale dell'intelligenza artificiale, allora questo bivio antropologico potrà forse farci condurre verso dei futuri che sono, quantomeno ci devono far riflettere. Assessore Mario Anzil, quanto è importante parlare di cambiamenti in un Friuli Venezia Giulia che corre sempre più? Beh, è di importanza fondamentale, perché proprio perché la nostra società corre veloce è necessario che anche le istituzioni viaggino alla stessa velocità e siano capaci di comprendere i cambiamenti del futuro per poterli interpretare, per poter trasformare eventuali rischi in opportunità. Un'istituzione, chi rappresenta un'istituzione, deve avere una visione per il futuro e questa visione non può che tener conto dei cambiamenti e deve essere in grado repentinamente di cambiare e di adeguarsi alle mutate esigenze della società. Sindaco Rodolfo Di Berna, quanto è importante parlare di cambiamento a Gorizia, che si prepara tra l'altro a cambiamenti importanti a stretto giro? Non è soltanto importante, è assolutamente necessario, non soltanto per Gorizia, ma visto che, come ben sappiamo, ormai è un luogo comune, sappiamo che ogni processo ha subito un'accelerazione eccezionale, spaventosa, a qualsiasi livello. Ecco perché questo momento per me rappresenta un'opportunità di fare un punto nave, cioè capire dove vogliamo andare, dove siamo in grado di andare e dove appunto vorremmo andare tutti insieme, ma è un'opportunità per fare in modo che tutte le istituzioni si guardino negli occhi per avere piena consapevolezza che dobbiamo remare tutti nella medesima direzione. Ecco perché Gorizia, non dimentichiamoci che è una città che ha subito due volte lo stress. Se uno stress è quello comune relativo al processo appunto di accelerazione, l'ulteriore stress è che Gorizia per decenni è stata una città emporiale nei confronti della Jugoslavia e della Slovenia, ha dovuto cambiare la propria pelle, perciò ha dovuto trasformare, convertire un'economia di confine in una economia di mercato, alcune volte difficile, altre volte proprio impossibile farlo. Oggi ci stiamo ritagliando ambiti che rappresentano una nuova vocazione, una vocazione turistica che porta ovviamente a ricchezza, una vocazione culturale che porta a ricchezza, una vocazione accademica che porta a ricchezza, oltre naturalmente che per definizione quella imprenditoriale che Gorizia non aveva, attraverso però la costituenda zona logistica semplificata rafforzata e ci auguriamo anche la zona economica speciale europea. E ovviamente quello che lei ha ricordato nel 2025, quell'appuntamento straordinario della capitale europea della cultura insieme a Nova Gorizia, rappresenta un'opportunità per tutto il Friuli Venezia Giulia, ma anche oltre il Friuli Venezia Giulia, per la parte italiana, ovviamente anche per la parte slovena. Perciò l'obiettivo nostro, non certamente una capitale di Gorizia, di Nuova Gorizia, ma una capitale di cui ne beneficerà assolutamente tutto il territorio regionale. Professor Umberto Galimberti, in questo mondo fatto di digitale e di intelligenza artificiale, c'è ancora un futuro per l'uomo? E se sì, quale? No, non c'è. Non c'è. Quando i giovani mandano il loro curriculum per vedere un po' se possono trovare lavoro, questo curriculum viene messo nei database vengono affidati a un algoritmo e l'algoritmo non dice chi sei tu, dice a cosa servi tu. Sei ridotto anche tu a un mezzo di produzione e soprattutto di quello che dimentichiamo, che la tecnica è la forma di razionalità più alta mai apparsa nella Terra. È semplice la formula. Raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. È una razionalità condivisa anche col mercato. Il mercato però ha ancora una passione umana, che è la passione per il denaro, mentre la tecnica è del tutto esonerata. Se questo tipo di razionalità diventa la forma mentis di tutti quanti noi, tutte le nostre dimensioni irrazionali, che sono ciò per cui l'uomo è un uomo, perché è irrazionale il dolore, irrazionale l'amore, irrazionale l'immaginazione, l'idealizzazione, l'ideazione, il sogno, tutte queste cose devono essere messe da parte, perché per la tecnica sono solo elementi di disturbo.
La tecnica poi non tende al progresso dell'umanità, la tecnica tende solo al suo autopotenziamento, perché tutti i sogni che noi possiamo avere restano sogni e per raggiungerli abbiamo bisogno della dimensione tecnologica. Qui è la tecnica a governarci, non è più l'uomo che governa la tecnica. Il Festival del Cambiamento oggi pone attenzione all'intelligenza artificiale e alla grande digitalizzazione. Ma qual è il ruolo della persona, in particolare per Battitalia? Greta Utieri. La persona è al centro di tutti i nostri grandi investimenti. Le persone sono il fulcro di BAT, lo sono sia per la nostra sede di Roma, sia per il nostro nuovo centro qui a Trieste. Lavoriamo sulle persone in prima battuta, cercando persone da inserire all'interno della nostra organizzazione. Lo stiamo facendo a Trieste, siamo più di 100 dipendenti in questo momento. Lo facciamo nella formazione, quindi spendiamo ore, ma lasciatemi dire giorni, per la formazione delle nostre persone, e lo facciamo anche essendo un'azienda multinazionale, grazie alle nostre consociate che sono anche al di fuori dell'Italia. Lo facciamo in termini di welfare, aiutiamo le nostre persone, supportiamo le nostre persone con dei percorsi ben chiari, che vadano dall'aiuto alle famiglie, come ad esempio gli asili nido, ai contributi per i nuovi